Nel contesto dell'hotel Diodoro di Taormina, intervisteremo questa sera in esclusiva per il blog Taormina il rabbino capo di Firenze, Yosef Levi. Partirei proprio dal titolo che ha voluto dare a questa iniziativa e le chiederei come si fa a riconoscere l'uomo in un'epoca ipertecnologica in cui la velocità è l'aspetto fondamentale. L'iniziativa nasce da una cerimonia che c'è stata presso le sorelle francescane al monastero delle Carmine, penso che è il nome giusto, a Firenze, dove loro durante la guerra erano attive nel salvare o nel tentativo di salvare non poche famiglie ebree di Firenze. E quindi l'ambito di questa cerimonia, in realtà, per commemorare l'evento, abbiamo fatto insieme, non solo io, ma diciamo che io ho insistito un po' di più su questa domanda di carattere antropologico, cioè domanda quindi che il XX secolo e anche il nuovo ci mettono di fronte di continuo. E Firenze è una città dove nasce l'umanesimo, il Rinascimento, dove c'è stato Ficino e anche Pico della Mirandola, e quindi dove questa visione dell'altezza dello spirito umano, della capacità, della possibilità dell'uomo di innalzarsi verso orizzonti così importanti, innalzando la sua propria immagine come uomo, nasce. E allora ci siamo chiesti come si riconciliano questi due fenomeni. Si può arrivare a una qualche integrazione dopo il XX secolo a capire chi è l'uomo? Ecco, a proposito di XX secolo, la filosofia ebraica si è sempre interessata alla figura dell'uomo, alla figura dell'altro. Basti pensare alle speculazioni filosofiche sia di Martin Buber sia di Emanuele Levinas, tanto per citare due grandi pensatori. Ecco, che conseguenze può avere per l'individuo entrare in contatto con l'altro uomo, quindi con un'altra visione della realtà? Io domani appunto cercherò di insistere su una domanda a doppio taglio, no? Sia psicologico sia filosofica. Non tanto, anche se ha centrato bene, ecco, Buber e Levinas, certamente, ma anche Erich Fromm. Erich Fromm è colui che è uno dei primi a criticare anche i mali della società moderna, della società americana, dove lui arriva quindi da una società molto più tradizionale come quella della Germania dei primi decenni del Novecento, e cerca in qualche modo di chiedere, di porre questa domanda antropologica: ecco, l'uomo come cresce e come diventa e cosa eventualmente potrebbe diventare? Basandosi sulla psicologia freudiana, quindi tutta la crescita che è lunga e che dipende dai rapporti che si riescono a creare nell'ambito familiare, se uno quindi riesce a costruirsi una identità individuale, quindi a separarsi in qualche modo dal suo ambiente familiare e sentendosi sicuro e quindi libero di queste paure. Lui insiste molto sul fatto che l'individuazione è il problema principale nel percorso della crescita, perché inquieta paura, insicurezza, paura di non riuscire, e lui vede come praticamente una persona che ha fuggito, diciamo, il nazismo, no? Quindi ha vissuto in Germania ancora negli anni 30 e poi è partito per gli Stati Uniti salvandosi, e agli Stati Uniti ha trovato tutte le difficoltà della società americana, quindi postmoderna oggi diremmo quasi, quindi quello che lei mi ha chiesto prima. E la sua risposta è che molto dipende dalla crescita personale e quindi la necessità di
riuscire a fare l'individuazione in modo sicuro e non con paura. E da lui poi, da quello, poi passa a parlare del credo religioso, della dimensione religiosa, paragonando in qualche modo il rapporto con Dio al rapporto che l'uomo riesce a crearsi con i propri genitori, con la propria mamma e con il proprio padre. E questo è un inizio di risposta, è un inizio di risposta. Perché io mi sono posto questa domanda anche senza saperla forse 8 o 9 mesi fa, ma mi è subito tornata di nuovo quando abbiamo cominciato a vedere le nuove visioni dell'ISIS e cosa succede. Io non voglio entrare, ovviamente, l'argomento non è Islam o un'altra religione, non è quello. L'argomento è un argomento antropologico, come mai quindi in certe situazioni l'uomo, lo stesso uomo che ha quindi questa bellezza, questo onore, grandezza che gli è stata, secondo il salmista, confermata dal Creatore, ecco, lo stesso uomo lo vediamo secolo dopo secolo, ogni 20 anni, 30 anni, 40 anni, e a scendere a delle abitudini, dei comportamenti che ci lasciano completamente perplessi. E da questo nasce quindi la domanda: chi è l'uomo? Chi è l'uomo? O se vogliamo formularlo in linguaggio biblico, l'uomo, uomo dove sei? Cioè, come mai a volte ti lasci andare e quindi decadimento totale della cultura e della politica e del rapporto con l'altro, e invece in altri periodi o in altri ambienti invece questo si riesce. Ecco quindi il collegamento giusto con Buber e Levinas. Levinas, come lei sa, nel contesto di questa cultura moderna, del fallimento praticamente dell'idealismo razionale kantiano, propone un'altra prospettiva, non molto lontana da quella di Buber, e cioè che il centro quindi della crescita umana è il rapporto con l'altro. Levinas dice, quando la Bibbia dice non uccidere, intende che dipende dalla qualità che io riesco ad avere nel mio rapporto con l'altro. Se ho la qualità giusta, è l'altro, nemmeno Dio, è l'altro che mi dice o mi comanda non uccidere. Ecco. E su questa qualità e tipi di rapporti fra le persone, anche Buber si è molto dilungato, conosciamo quindi la sua antropologia, quale tipo di rapporto, quindi è bene costruire, ed è utile, ed è indispensabile costruire con l'altro per evitare questi decadimenti. A me ha impressionato molto a suo tempo, alcuni anni fa, quando hanno pubblicato un nuovo album di foto arrivati in strade diverse, inverosimili, di Auschwitz, foto prese da un soldato tedesco. E per quanto io di Auschwitz non ho sentito, sono anche visitato, voglio dire, quindi ovviamente l'argomento non mi era nuovo, mi ha stupito la vicinanza fra gli Aguzzini e le vittime, cosa che prima non ho pensato, ecco. Praticamente sono uno accanto all'altro nelle foto, nella stessa distanza che abbiamo noi tra di noi qui. E allora la domanda si amplifica ancora di più: come mai, ecco, in un rapporto normale fra persone, che quando tu vedi l'altro non è possibile che non l'hai visto, e allo stesso momento non l'hai visto. Come succede, ecco? Ecco, anche in base a quello che lei ha detto, dal mio punto di vista la filosofia del Novecento solo nella seconda parte del secolo inizia a occuparsi dell'altro, nei primi 50 anni, ecco, non sarà così. Ecco, ma perché ancora oggi non siamo abituati a riconoscere l'altro, a riconoscere l'uomo come altro? Ci possono essere tanti motivi.
Uno è che noi abbiamo la tendenza, la volontà di creare l'altro a nostra immagine. Quindi più è simile a noi, più ci sentiamo sicuri e quindi non dobbiamo confrontare problemi diversi. Quindi appunto la diversità, vediamo oggi quanto la diversità, la possibilità che l'altro sia diverso da me è fondamentale ed è probabilmente sarà il tema del XXI secolo, filosoficamente parlando. Quindi stando anche in Sicilia, no, in questo momento, si può dire che questo incontro, diciamo, col mondo ebraico dopo 50, 500 anni dell'espulsione dalla Sicilia e dall'Italia del Sud in generale, dalla Spagna, ci riporta alla stessa domanda, cioè in una cultura dove l'altro era visto come un ostacolo, perché ci voleva uno Stato e uno Dio e quindi tutti simili all'altro, i buoni soldati, ecco, oggi pare, e io spero profondamente, ecco che si apre una nuova era, una nuova epoca, dove la diversità è il tesoro dell'umanità. E quindi tu attraverso questo occhio, questo sguardo sull'altro, non tanto in quello che è simile a te, ma in quello che è diverso da te e quello che quindi può portare come diversità e l'arricchimento della cultura della famiglia umana è valorizzato. In questo senso, se veramente andiamo in questa prospettiva, si può parlare di una nuova epoca. Quando entriamo in contatto con questo uomo, inteso come altro, secondo lei quale responsabilità dovrebbe emergere in noi? Beh, innanzitutto abbiamo detto prima, non uccidere, quindi io sono, e porterò anche domani ovviamente la storia di Caino ed Abele, no? La famosa storia di Caino ed Abele. E sono mica io il custode di mio fratello. No, tu sei il custode di tuo fratello. Quindi la Bibbia, il messaggio biblico è un messaggio di responsabilità dall'inizio alla fine. Ecco, non c'è altro che può essere responsabile. Dio può essere misericordioso. Ti può aiutare, ti può stare dietro, ti può dare questa sicurezza nel modo in cui tu ti muovi nel mondo e quindi nelle scelte e le cose che fai. Però alla fin fine la scelta è tua, quindi la responsabilità deve essere la tua. E per me il richiamo quindi è biblico, è un richiamo alla responsabilità innanzitutto, responsabilità come essere umano e responsabilità verso l'altro, ma che è responsabilità anche verso te stesso e verso Dio. Famosa etica della responsabilità di Jonas, La diciamo, famosa secondo etica di responsabilità di Jonas, che è sempre più rilevante e più profonda. Forse non a caso Jonas, Buber, Levinas, Fromm, parliamo tutti di filosofi di impronta ebraica, non voglio dire ebrei, ma di impronta ebraica, dove questa domanda è centrale, ecco, nel mondo del pensiero ebraico. il titolo del convegno che terrà domani presso la Fondazione Mazzullo, Riconoscere l'uomo, sembra quasi una speculazione religiosa, filosofica, in antitesi al nichilismo e quindi all'indifferenza imperante in questo momento storico. È d'accordo? Assolutamente sì, è un richiamo ai valori, se vogliamo, anche rinascimentali, ma per me i valori ebraici, ecco, nel riconoscere nell'uomo anche la grandezza, la sua grande capacità, gli orizzonti, come dice, abbiamo detto il salmista, no? Che quindi l'ha riconosciuto, l'ha creato quasi come un divino, quindi con immagine divina. Dare il risalto a questa immagine di immagine divina. Perché i problemi della nostra epoca sono anche problemi appunto del nihilismo, della disperazione, forse anche per la struttura stessa della società occidentale che è arrivata al suo apice anche in sensi macroeconomici e quindi non c'è più sicurezza in niente, ma anche nel tipo di rapporti umani che si riesce a creare nella quotidianità. E allora quando l'uomo
vive con questa visione pessimista di se, di sé e non ha orizzonti, non ha che cosa e a dove aspirare, forse succede quello che vediamo intorno, perché il male fondamentale è la disperazione. E quindi è un richiamo a ricordare all'uomo quello che è capace di fare, quello che ha in potenzialità e il fatto che non è solo nell'universo, nella società, nel mondo, non è solo. Questo forse è il messaggio più importante. Per Martin Buber, cito, l'ebraismo è un fenomeno dell'umanità e la questione ebraica è una questione umana. Ecco, in che modo l'ebraismo può aiutare a riconoscere l'uomo? L'ebraismo e la cultura biblica mettono al centro il patto fra Dio e l'uomo. La figura chiave in questo senso può essere Abramo. La famosa discussione di Abramo, essere umano, uomo, riconosciuto da Dio come un essere responsabile, ecco, può avvenire, poteva avvenire solo in questo contesto di fiducia e di non conflitto fra uomo e Dio. E nella cultura manicheista, invece, e in qualche modo anche in quella platonica, la sorte dell'uomo non era chiara. Forse in certi correnti era meglio quindi solo aspettare in modo pessimista, no? Alla fine di questa vita per liberarsi dal corpo e per quindi realizzare quello che in potenzialità l'uomo può avere, ma lo può avere in un altro mondo, non in quel mondo concreto. E il mondo ebraico è da una parte molto concreto e vede quindi il futuro e la sfida dell'uomo nella realtà e nel suo modo di vivere in questo mondo, e dall'altra parte introduce questo senso del patto, quindi che Dio e l'uomo sono due parti dello stesso patto e quindi dà questa sicurezza fondamentale di poter camminare in questo mondo e compiere quello che uno potrebbe e dovrebbe fare. Quindi l'orizzonte è quasi infinito. Avendo detto infinito, aggiungerei appunto che quindi anche la cultura. L'allargamento, diciamo, della visione biblica nella cultura cabalistica, no? Filosofica intendo, non quella popolare, ma nella filosofia della Cabala, introduce appunto un'altra dimensione, perché dice all'uomo non solo per la tua famiglia, la tua società, il tuo mondo materiale tu sei responsabile, no, tu sei responsabile, fai parte di un universo unito, unico. E quindi le tue azioni possono anche influire il futuro dell'universo. Sembra quindi una cosa molto lontana da noi, però se torniamo a Jonas, Jonas in qualche modo dice la stessa cosa, dice Dio ha in qualche modo ha voluto lasciare all'uomo la responsabilità per il futuro di questo mondo che lui ha creato, però poi ha lasciato la responsabilità a lui. E lui, in una chiave moderna, se vogliamo, fa di questo un richiamo ad una filosofia ecologica e quindi insiste sul fatto che nelle sue scelte scientifiche oggi l'uomo è responsabile anche del futuro dell'universo, comunque della nostra terra di sicuro, e influisce con le sue decisioni alla storia della natura stessa. Il Novecento, come abbiamo detto prima, è come se sotto un certo punto di vista avesse acuito la difficoltà nel riconoscere l'uomo. Nel senso, molti intellettuali hanno dimostrato in vari campi, nei loro vari campi di interesse, questo tema pregnante dell'uomo, dell'altro. Penso al dipinto di Munch, la sera sul viale Carl Johan, oppure anche gli scritti filosofici di Jung, il trattato del ribelle, l'operaio, la difficoltà di andare oltre la linea, anche il cristianesimo è stato, diciamo, travolto da una secolarizzazione. Ecco,
Anche l'ebraismo è andato incontro a questa difficoltà? Si può in qualche modo dire che l'ebraismo ha il problema politico e lì si è un po' perso, perché scelte difficili, la responsabilità è difficile, adesso non vogliamo ovviamente entrare in questo argomento, però li mette davanti a delle scelte veramente complicate, da una parte. E dall'altra parte i filosofi ebrei sono anche filosofi occidentali, quindi passavano attraverso le stesse difficoltà filosofiche. Io penso che appunto si torna al punto di partenza della Shoah, non tanto o non solo come un problema quindi della sorte del popolo ebraico che ci inquieta e che ci fa sempre riflettere di nuovo, ma come un fenomeno della società occidentale, del mondo colto della società occidentale, che come hanno riconosciuto anche altri filosofi come Derrida e altri, è il progetto del razionalismo che è fallito ad Auschwitz, è fallito il progetto del razionalismo, il progetto kantiano, che quindi l'uomo può essere responsabile per se stesso, può quindi definire la propria moralità e quindi abbiamo tutta la fiducia, diciamo, del percorso dell'8 e 900 o del 7 e 8 900 a Auschwitz, e non riusciamo oggi noi a riprendersi e a ritornare ai valori di prima, perché c'è una crisi, c'è una linea di demarcazione prima e dopo, no? E quindi a maggior ragione, ecco, Buber per esempio, tutta la sua filosofia sui rapporti umani, Marx per parlare di un altro contesto, no? L'hanno previsto già alla fine dell'Ottocento, Buber è attivo nella prima metà del Novecento, no? La sua filosofia sul rapporto con l'universo, con l'uomo, i tipi di rapporti, quindi la scissione, diciamo, fra società tecnologica e rapporto immediato e più sacro con l'altro, lo scrive prima della seconda guerra mondiale, forse in qualche modo sotto l'influsso della prima, questo sarebbe interessante capirlo, però poi diventa una profezia in questo senso. Diventa una profezia. Però per il momento non c'è stato un movimento che era in grado quindi a rispondere. Anche i fenomeni degli anni 60, quindi il modo di vita alternativo, le hippie, no, degli anni 60, in qualche modo era una ricerca di rispondere concretamente alla stessa domanda. Però vediamo che questo movimento non c'è più. E quindi una modalità di vita abbastanza totale, ecco, che quindi si applica alla maggior parte, perlomeno nella società occidentale, dico, ma secondo me lo stesso esiste anche nel mondo al di fuori dell'Europa, e per ora non l'abbiamo trovato. Insisto anche su questo, e questo mi piace dirlo in questo senso, del dialogo ebraico-cristiano, che ovviamente la sfida, la grande sfida del mondo cristiano cattolico e non, con ogni gruppo con la sua, diciamo, tradizione problematica, è proprio la diversità, cioè riconoscere la legittimità della religione dell'altro, abbiamo detto prima, no? E vedo che nel mondo cristiano questo oggi dà una certa speranza e una capacità quindi di rinnovare la propria visione del futuro dell'umanità, la propria missione per il resto dell'umanità, nel dire sì, allora forse la nostra missione non è tanto convertire il resto delle popolazioni mondiali, a partire dagli ebrei, ma a finire con la popolazione sudamericana, no, al cristianesimo, ma invece no, convivere e riconoscere il divino che è nell'altro, nella sua forma, nella sua maniera. E posso essere testimoni che mi sembra che nel mondo cristiano di oggi, perlomeno a livello teologico, si fanno dei passi
molto, molto importanti e molto significativi. Quindi si può dire che questo incontro nasce in qualche modo anche in questo contesto qua. Mi ha segnalato proprio oggi una delle suore che mi hanno invitato, le suore appunto francescane, che così lo voleva vedere lei. Ecco, dopo 500 anni c'è una visita ufficiale di un rabbino in Sicilia. Non so se è certamente esagerato, perché i rabbini c'erano già prima e ci saranno anche dopo, non voglio. Però simbolicamente, ecco, questo può essere un segnale, che il dialogo ebraico-cristiano diventa sempre più fondamentale, sempre più importante per tutte e due le parti, perché ci invita a riflettere e a proporre quindi una nuova visione teologica. E questo fa parte dell'argomento, perché la questione è anche teologica. Se l'uomo è quello che noi conosciamo dalla storia pratica di tutti i giorni, a che cosa quindi ci invita e ci propone la visione teologica dell'umanità e dell'uomo? Se l'uomo è veramente creato ad immagine divina, che cosa significa questo? E forse significa che dobbiamo sforzarci di più a riconoscere l'uno nell'altro, islamici, buddisti, cristiani, cattolici, protestanti, ebrei, tutti, ecco, la dimensione divina che c'è nel progetto umano, che c'è nel progetto della vita su questa terra. E questo forse ci può aiutare a superare il trauma della seconda guerra mondiale e altri ancora, e essere capaci insieme a proporre una qualche visione ottimista per il futuro. Grazie. Grazie mille a voi.